Gente, numero 52, non capisco perché hanno continuato la numerazione. Essendo il primo dell'anno, avrebbero dovuto. Essendo, no, scusate, essendo il 7 di gennaio, avrebbero dovuto ripartire da zero. Essendo il primo numero dell'anno. Boh. Faccio capire qualcosa. Guarda, il pensiero della direttrice. Perché l'anno inizia il primo di gennaio? Come ogni festa che si rispetti. Anche il Capodanno ha una storia tutta sua che torna indietro di secoli, se non di millenni. Infatti riguardo al primo di gennaio la discussione si sposta ben prima di Cristo, ai tempi degli antichi romani. Alcuni sostengono che l'attuale Capodanno sia stato scelto da Giulio Cesare nel 46 a.C. per via della riforma del calendario da lui promulgata, che prevedeva un arco temporale di 365 giorni e l'inserimento dell'anno bisestile di 366 giorni, da ripetere ogni 4 anni. Altri studiosi ritengono che la data del 1 gennaio sia stata decisa più di un secolo prima, nel 191 a.C., attraverso la Lex Acilia de Intercalatione. Ma come spesso accade, la verità sul Capodanno appare stare nel mezzo, questa volta anche in senso letterario. Anche in senso letterale, scusate. Secondo alcune fonti, infatti, il momento in cui si è definitivamente deliberato riguardo al 1 gennaio va a collocarsi tra le due date. Tutto avvenne nel 153 a.C. per mano di Quinto Fulvio Nobiliore, console che una volta eletto non poté permettersi di aspettare il 15 di marzo. Le famose Idi fino ad allora considerate, scusate, l'inizio del nuovo anno per entrare in carica. Ebbe bisogno dei pieni poteri subito per partire e sedare una pericolosa rivolta in Spagna. Gira che ti rigira, quindi, il nostro Capodanno risale a 2000 anni fa. Ma nel corso della storia c'è chi ha provato a spostarlo per questioni religiose, politiche e altro ancora. Anche se già nel Medioevo il calendario giuliano, dal già citato Giulio Cesare, era piuttosto diffuso, si possono annotare una serie di date diverse tra loro riguardo all'inizio dell'anno. Dal XII secolo fino al 1752, in Inghilterra e in Irlanda, il Capodanno si è celebrato il 25 marzo. In Spagna, fino al 600, il cambio dell'anno è stato il 25 dicembre. Fino al 1564, in Francia, è stato festeggiato nella domenica. Scusate, nella domenica della resurrezione. A Venezia fino alla caduta della Serenissima nel 1797, era fissato per il 1° giorno di marzo. In Puglia, in Calabria e in Sardegna lo si festeggiava il 1° settembre. Durante la Prima Repubblica Francese, 1792-1804, fu istituito il calendario repubblicano e il Capodanno fu fissato il 21 settembre. Anche durante il periodo fascista in Italia, il regime istituì il 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma, come proprio Capodanno,
associato a una numerazione degli anni parallela a quella tradizionale, contando come anno primo dell'era fascista il periodo tra il 28 ottobre 1922 e il 27 ottobre 1923 e gli altri a seguire. Questo calendario fu utilizzato nella Regno d'Italia durante tutto il ventennio fascista e fu portato avanti dalla Repubblica Sociale Italiana. Sulla sua caduta il 25 aprile 1945 venne ripristinato l'anno che tutti conosciamo. Insomma, se ne può dedurre che il Capodanno in passato sia stato terreno di scontri, utilizzato come uno strumento politico e una ricorrenza da intrecciare alle religioni. Non a caso ci pensarono i papi. Ci pensarono i papi, c'è un errore di stampa. Ah no, scusate. Non a caso ci pensarono re e papi a ripristinare l'ordine in modo da avere un unico calendario per tutte le loro terre, così da aver pensato il polso della situazione. Nel 1564 Carlo IX di Valois, re di Francia, di Valois, scusate il mio francese, era di Francia, figlio di Caterina de' Medici, emanò l'editto di Roussillon, che stabiliva che per tutti i suoi territori la data si uniformasse al 1° gennaio. Lo stesso fecero Papa Innocenzo XII nel 1691, e Francesco Stefano di Lorena nel 1648. A noi non resta che fare dei vecchi, scusate, a noi non resta che fare dei nuovi propositi per il 2023, sperando che questa volta attecchiscano. Rossella Rassuno. C'è anche Giulio Cesare. Il nostro calendario è in parte opera di Giulio Cesare, che definì l'arco di 365 giorni e inserì una volta per tutte l'anno bisestile. Cioè, tutto sta a cercare di capire a che gioco giocava questa gente. Vabbè. Alla prossima.